Ciao, eccomi finalmente, sono tornata, sono riuscita a fare un altro video. Ah, che caldo ragazzi, siamo in estate, piena estate anche a Tokyo, con temperature sui 36 gradi di media e una umidità che arriva anche al 100% a volte. Non vi dico, è come uscire e stare in una sauna, si respira in pratica vaporacqua. Vabbè, vi sconsiglio il Giappone d'estate, mai, never. Allora, piccola precisazione tecnica sul canale. Ho deciso di fare dei video un po' più brevi, cioè non il video in sé, il video già erano brevi video in realtà, ma delle animazioni più brevi, perché fare un'animazione che sfiora il minuto, lo supera, mi porta via troppo tempo. Mi sono resa conto che non posso, cioè se potessi farla tutta la giornata come lavoro principale, bene, ma poiché non è la mia occupazione principale, devo tagliare i tempi. Quindi, se prima facevo per un unico tema vari episodi nella stessa puntata, ho deciso di spezzettare i temi. Quindi, se ci sono tanti episodi da raccontare, li farò in tanti video differenti. Ma veniamo al tema di oggi. Ricordate quando nel primo video ho detto che stare a Tokyo per uno straniero è un po' come sentirsi un alieno? Ebbene, un'altra sensazione che mi è capitata di provare spesso è quella di sentirmi come un animale allo zoo. Faccio un esempio: quando andate in uno zoo e trovate un animale particolarmente raro, strano, curioso, cominciano a fioccare commenti del tipo: guarda lì, guarda quelle piume, guarda quella faccia, guarda quella forma, eccetera. Ecco, la stessa cosa capita a noi stranieri. Capita spesso di suscitare reazioni di stupore estremamente esagerate. Ovviamente a me sono capitati molti di questi episodi. Oggi ve ne illustro uno che mi è simpaticamente capitato nel bagno di una discoteca. Guardiamolo. Ciao ciao!